Disastro totale. Oggi disastro totale. Ci faremo a Budapest, mi auguro di sì. Riparazione rapida. Ok, però non possiamo più riparare la macchina. Qualifica Budapest. Tempo a battere 1:26:03. Ok, DRS subito. Allora. Oh! Erroraccio! Erroraccio, ma vabbè. Lì è perché non ho visto i punti di frenata. Disastro. 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 No, ragazzi, è finita. Cioè, faccio il primo giro, lo faccio, farò anche il secondo. Ma... No, ragazzi, sta visuale è impossibile per me giocare. Impossibile. Ragazzi, un disastro oggi. Adesso non si sta capendo chiaramente più niente. Ma questa visuale, ragazzi, dove voglio andare? Cioè, no, mi devo allenare prima di giocare. Pensavo fosse più facile. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Quando non ho visto i punti di frenata nella prima curva, cioè tutta una domanda. Vabbè. Vabbè, però. Certo che si scriva tutto male, cazzo. Madò, stavo prendendo il coso in faccia. Cioè, perché il terzo settore è stato buono, però. Però, cioè. In realtà buono è dire buono è un parolone. A quanto siamo? Mamma mia. Ah, 6 secondi, ma. No, voglio fare un secondo tentativo per un terzo, sempre con questa è il secondo però. Voglio vedere, dai, devo migliorare ragazzi per... Allora, devo tenermi all'esterno allora. Perché prima non ho visto i punti di frenata, ma perché era andato un po' troppo esterno. Allora, già meglio. Già meglio, già meglio, già molto meglio rispetto a prima, dai. Almeno ogni tanto il bicchiere mezzo pieno, dai. Ok. Ok, dai, non è stata malissima sta curva. Dai, pensavo peggio all'inizio. Andiamo un po' primo settore, facciamo 31,8, non è manco verde, questo è il problema. Ah, erba, vabbè. Ecco, il problema è questo, cioè. Erba. Nel terzo 25,4. Quanto sono i secondi? No, la visiera, mamma mia, me l'ho presa. Ma questa con l'alo? No, non mi piace proprio. So che questa è meno bella, però ragazzi, cioè, è molto più, cioè, diciamo che mi agevola, ragazzi. Allora, no, ok. No, dai, ma andate a cagare. Madonna, no, però così non mi diverto, raga. Cioè, no. E qui mi arrabbio però. No. Faccio una bella cosa. Sono costretto e mi sa. Cioè. No, mi fanno arrabbiare ste cose. Ste cose mi fanno arrabbiare. No, non posso, ragazzi. No, mi devo allenare per. Che rabbia. Potete capire che rabbia ho adesso. Ok, ragazzi, circuito. Cioè, speriamo di fare una buona gara. Non mi sono divertito per niente in qualifica. Con tutti quegli errori, speriamo di divertirci in gara ora. Soft, gomma soft, rasa in 6 cerchi, ma mamma mia. Ma in realtà sto correndo veramente male ultimamente, non so perché, però. Cioè, correvo molto meglio con l'Alfa Tauri. Ma si può andare all'esterno? No, esterno impossibile. Tra l'altro, perché ci ha recuperato? Che cazzo non ci ha recuperato? Forse perché era un po' di... Oddio, non freno! Oddio, un po' di... No, ragazzi, no, però così no. No, ragazzi, no, però così no. No, ragazzi, no, così no. Vedo che finisce il video. Madonna, non ci sto capendo più. No, vabbè. No, ragazzi, quando va così proprio...
No ragazzi, guarda, mi diverto, devo staccare. Ok ragazzi, allora adesso, vabbè, siamo in 13ª classifica. Intanto riparazione completa della macchina, 0%, qualifiche a Monza, circuito che vabbè non dispiace per niente, uno dei più semplici e mi ci trovo veramente bene in questo circuito, cercando di fare una discreta figura. Dai, si può fare ragazzi. Secondo me abbiamo tutte le qualità per fare una buonissima gara a Monza. 1.38 e 5 il tempo a battere del povero Tsunoda. Conosco il Piastri in 18ª posizione. Ok ragazzi, siamo partiti con la nuova visuale. Vediamo un po' la prima curva come la approcciamo. Allora direi di fare così. Freniamo, ok, prima curva. Ah, siamo andati un po' nella ghiaia, no. Ma poteva andare peggio, poteva andare peggio. Primo settore senz'altro non sarà positivo. Qua c'è un lunghissimo rettilineo. Noi dobbiamo cercare anche un po' di prendere i cordoni della pista, ma è abbastanza complicato. Vediamo un po', primo settore, quanto facciamo, quanto facciamo, quanto facciamo, quanto facciamo? 30, 29, 7, verde! Verde il primo! E qui faccio una bella curva poi in uscita. Ancora, ancora, dai ragazzi, su. Adesso ci aspetta una curva. Ah, sull'erba! E questo errore potrebbe pesare. Sull'erba, DRS in arrivo comunque. Altra curva qui, questa è stata fatta dignitosamente. Dai, questa curva è stata fatta bene. DRS, secondo settore, primo settore verde, non me l'aspettavo. 29,7. Vediamo un po' il secondo invece come va. Vediamo un po', secondo è arancio. 33,0, volevo dire giallo. Ah, qui la faccia male. Ok, recuperiamo poi. Peccato per quella curva lì. Sbagliata, 139 km. Andiamo, andiamo, dai. Dai ragazzi, su, ultimo pezzo, dopo il lungo rettilineo. Eccola qui l'ultima curva, erba, DRS in arrivo. DRS in arrivo, vediamo un po' quanto facciamo. Intanto, vediamo un po' se si attiverà. Vediamo un po'. Sì, ora, fine. Vediamo un po', terzo settore, arancio, niente, beh. Siamo ventesimi, 1.39.7, siamo a più di un secondo. Abbiamo fatto un magico primo settore, però gli altri due veramente male, male, male. Ok, ecco qui il primo settore, eccolo qui la prima curva. Ok, non l'approcciamo male. Ok, meglio di prima sicuramente. Questo è un punto a favore, recuperiamo secondo me quel mezzo secondo lì, che sembra prezioso. Ok, eccola qui la prima curva. Andiamo sull'erba, mi raccomando, non facciamo minchiata, non possiamo rischiarcela, ragazzi. Non possiamo rischiarci, vediamo un po', secondo settore, secondo, cioè primo settore volevo dire, primo settore facciamo 29,7, più o meno simile a prima, ok, nel mentre facciamo il secondo, ok, cordolo che forse non ci aiuta nella circostanza precedente, ecco, un'altra curva, andiamo larghi, andiamo larghi, andiamo larghi ragazzi, andiamo larghi, altra curva adesso, erba, no, è finita, no, 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 è finita, è curva tagliata, erba, è finita, mi sa. È finita ragazzi, no, no. Faremo un secondo settore di gran lunga peggiore rispetto allo scorso. Peccato, ripeto, peccato. 34,5. E vabbè, battiamo il nostro record negativo quasi. Cioè, peccato per quella curva sull'erba, però vabbè, purtroppo la vita è questo. Terzo settore, vediamo un po', siamo sul 32 qualcosa, vediamo un po', ci aspetta la fine. Nel terzo settore 1.40 il tempo, vediamo un po' 36 qualcosa, siamo sempre a ventesimi però. Non ci miglioriamo, non ci miglioriamo. Siamo sempre a, sì, a un secondo, una roba del genere. Sì, siamo, perché sul primo settore siamo veramente bravi, però gli altri facciamo veramente tanta fatica. Prima curva. Ok, andiamo sul cordolo. Ok, andiamo qui, usciamo discretamente bene. Prima curva fatta a modino. Ora ci aspetta una curva qui. No, in questa circostanza no. Che cavolo ho detto dopo, ovviamente. E poi finirà ovviamente il primo settore. Primo settore, vediamo un po' quanto facciamo. Facciamo 29,7, sempre come prima.
Forse 5-10 millesimi in meno. Non mi ricordo precisamente, ma facevo praticamente il tempo prima ogni giro. Vediamo un po'. Intanto qui ci aspetta una curva. Qui la faccio nettamente meglio rispetto a prima. Guadagniamo senz'altro molto rispetto a prima. DRS, ottima anche questa. Qui abbiamo recuperato 7-8 decimi. Sicuri. DRS in arrivo. Eccolo qui. 145 km orari. Stiamo andando fortissimo con la nostra Haas. Vediamo un po', secondo settore, e però arancione. E arancione, ma ci miglioriamo, ci miglioriamo. Ok, eccola qui la curva, andiamo sul cordolo, ottima. Questa è veramente ottima. Però dobbiamo, secondo me, fare, anzi, tolgo il secondo me, dobbiamo fare molto molto meglio di quanto stiamo facendo. Ok, andiamo per l'ultima curva. Ok, buona, 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 buona. Ah, peccato solo per questa ultima, diciamo, uscita brutta. Peccato, peccato. Forse abbiamo perso quei 2-3 decimi vitali. Vediamo un po'. Fine. Facciamo 36,5 nel terzo. Vediamo un po'. Ma saremo sempre lì. Ventesimi, sì. Siamo stavolta, lo voglio vedere, a 3 decimi più o meno. 2 decimi o qualcosa. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo in ventesima posizione. Si parte tra poco. Sui motori, via, via, via. Al Gran Premio di Monza. Che via. Via, via, scatta adesso. Scusate l'imitazione orribile che è uscita. Intanto proviamo ad andare alla destra di Oscar Piastri. Ci riusciamo? No, no, perdiamo tanto. Perdiamo tanto in velocità. Andiamo pure sull'erba. Frenata! Frenata! Riusciamo a superare i Piastri. Ci mettiamo di qua. Contatto con Ricciardo. Sopriamo però anche una Alfa Romeo Interia. Intanto duello con Carlos Sainz. Ruota ruota con Carlos Sainz. Duello che si prospetta, un duello affascinante. Ma superiamo Carlos e ci mettiamo subito in 13ª posizione. Una super partenza. Primo settore, senz'altro un tempo alto. Ma tutti hanno fatto un tempo alto. Frenata, frenata, superiamo Bottas. Andiamo in ghiaia. Erroraccio, incredibile. Superate anche da Carlos, incredibile sulla ghiaia a Monza. Nel mentre andiamo di qua, c'è anche Ricciardo che ci vuole superare, ma resta dietro, ma resta dietro. C'è Carlos Sainz che però al momento è lontano un secondo da parte di Carlos Sainz nei confronti nostri, ecco, che siamo al 14º posto. Proviamo a raggiungere Carlos Sainz, in frenata, in frenata, in frenata. Ma ci avviciniamo, ci avviciniamo. Carlos Sainz adesso è molto vicino, molto vicino. Vediamo un po' se ci riusciamo. 8-3, appena a 7 decimi da Carlos Sainz. Prendiamo un po', anzi, direi prendiamo molto tempo. Cioè, prendiamo molti, molti decimi nel rettilineo. Come siamo usciti bene. Carlos Sainz è letteralmente attaccato. Dai, 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 che lo superiamo. Direi che possiamo andare a destra. Andiamo a destra su Carlos Sainz. Superato, ma Carlos Sainz è in spunta. Ma perché siamo andati troppo larghi. Ci riproviamo adesso, però. Avremo l'occasione della vita per rifarci. E ci rifacciamo su Carlos Sainz. Proviamo anche su Valtteri Bottas, che lo superiamo. Due sorpassi. C'è anche in 11ª posizione Kevin Magnussen, nostro compagno di squadra, che è partito veramente alla grande. Ci proviamo, è vicinissimo Magnussen, 2 decimi, 3 decimi, siamo attaccati anche Kevin, lo superiamo, sì, superato, superato Kevin Magnussen, ora c'è Pierre Gasly in decima, dobbiamo superare pure Gasly, superato Gasly in qualche modo, facciamo un super primo settore, 29,3, 29,3, facciamo un grandissimo settore. Mamma mia ragazzi, mamma mia che settore abbiamo fatto. Abbiamo fatto pure meglio della qualifica. Mamma mia, intanto c'è anche Lando Norris in nona posizione. Siamo partiti veramente bene, secondo giro su tre con Perez leader al Gran Premio di Monza. Dai, 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 c'è Pierre Gasly che però non vuole mollare la presa, è a più o meno 6 decimi. Siamo però molto attaccati a Lando Norris, frenata. Niente, ma siamo di nuovo attaccati. 33-1 secondo settore. Stiamo volando, le gomme ci sono, tutto c'è. Ma dobbiamo superare Lando Norris. Premo la scia di Lando. Dai, andiamo a destra. Andiamo a destra e Lando Norris non ci crea problemi. Bene, bravo Lando. Bravo Lando. Adesso andiamo. Bella sta curva, mi è piaciuto. Usciamo nella miglior maniera possibile. C'è Lance Stroll in ottava, ma Norris è attaccato
Ma riusciamo in qualche modo a distaccarlo. Grazie alla scia su Stroll. Secondo settore, anzi terzo settore. Buonissimo. Facciamo un grandissimo tempo. 35-8. Andiamo sulla Stroll in ottava. Direi che andiamo a destra. L'ultimo freniamo. E superiamo pure Alonso. C'è Max Verstappen in sesta. Io ero a capolavoro in questo momento. Terzo giro. L'ultimo. L'ultimo su Max Verstappen. Mamma mia, che gran premio. Folle, cioè, miliardi di sorpassi. Eccoci qua su Max. Andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra. Alla sinistra di Max e lo superiamo. Superiamo anche Ocon. E c'è George Russell in quarta. E facciamo un altro primo settore. Ottimo. 29-3. Che tempone. C'è George Russell. C'è George Russell. Che in questo momento è a 8 decimi da parte nostra. C'è anche Esteban Ocon dietro. Dai, 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 che prendiamo Russell. Ocon però non molla. È a 3 decimi circa. DRS su George Russell. Che non ha a sua volta il DRS. Per una quarta posizione che sarebbe incredibile. Freniamo su George Russell. E lo superiamo. Gran sorpasso su George Russell. Andiamo lunghi. Rischiamo. E rischiamo qui 32-1 secondo settore, giro veloce, giro veloce, giro veloce al secondo settore per Haas, 32-1, un tempone ragazzi, un tempone, stiamo veramente volando, mamma mia, c'è Hamilton che è molto lontano, ma in teoria, anzi no, tolgo la parola teoria, questo è l'ultimo giro, George Russell ha un decimo, George Russell ci vuole provare, ma non ci prova, già, anzi, non ci riesce perché concludiamo in quarta posizione. Faccio una gara meravigliosa con Perez vincitore, Leclerc seconda posizione, Hamilton in terza, quarti, noi con l'As, quinto George Russell, sesto Com, settimo Max Verstappen, ottavo Stroll. Che gara, ragazzi.